E ci ha raggiunto Marco Mangiarotti, famoso giornalista, che, dal quale vogliamo sapere ovviamente un parere su questa settimana. E visto che siamo agli sgoccioli, secondo te, sgoccioliamo, come andrà, esatto, come andrà a finire? Benvenuto intanto. Ciao, benvenuti a tutti. Ciao Marco, voi e tanto altro. E vabbè, storico del giorno, esatto. Ma mi è piaciuto il presepe, non mi succede spesso. Tanta musica, tanta libertà, tanta verità nel proporre musica, comici bravissimi, da Forest, Frassica, una strepitosa Virginia. E vabbè, Claudio ha cantato un po' troppo. Ecco, cioè, se tu proprio devi trovare il pelo nell'uovo, ma lo andiamo a trovare. Detto questo, per non lo conosciamo bene, ha messo in piedi con la RAI, con Fasolo, la struttura, gli autori, veramente un bellissimo festival. Che non vuol dire che le canzoni di quest'anno sono le più belle del millennio, ma la qualità media è alta, e poi uno trova sempre qualcosa che gli piace. Cioè, tu capisci, arrivare a dire che il neo qual è, che Baglioni, che non è che dici, sai, l'ultima è Baglioni, ha cantato un po' troppo, vuol dire che veramente no, un stiamo po' troppe rasentando sue e viva la faccia. D'altronde, come il cantante fa, ho parlato spiritoso, poi insomma il duetto con Virginia Raffaele è stato veramente una sorpresa. Bravissimo. Vero, straordinario. E lei canta benissimo. Sì. Lei canta benissimo. C'è qualcosa, diciamolo, che non sa fare? Per capire, no? No. Noi possiamo forse anche la pasta. Stare forse zitta. Gli stare spaghetti. Stare zitta. È una cosa che non sa fare assolutamente. E per questa sera quali sono le previsioni? Cosa si dice lì in sala stampa? Quali sono gli umori? Ma guarda, quest'anno non è filtrato veramente nulla. Io credo che ci comportiamo un po' come gli analisti finanziari che devono decidere su un future, no? Allora io dico che tutti gli indicatori dicevano e dicono metamoro. Mi sembra che non ci sia uno scollamento da parte della giuria degli esperti, che poi non sono tutti esperti, ma anche in qualcos'altro. Esatto. Tranne, ognuno esperto nel suo, Donaggio. Sì. E pochi altri, e soprattutto una sala stampa che poi non è, vorrei che la gente capisse, non è fatta da giornalisti che fanno i critici musicali quotidiani. Infatti, i giornalisti che sono accreditati a Sanremo, magari durante l'anno si occupano legittimamente di altro e portano il loro legittimo gusto, ma non è poi, io la chiamo una demoscopica evoluta. Ricordiamoci che, esatto, che comunque la parte del leone la farà il televoto, perché peserai il, esatto, 50%, 30% sala stampa, 20% esperti. Marco, grazie mille. Buon festival stasera. Grazie a voi. Buon lavoro. Penso che vi divertirete anche stasera.